In questo video vediamo come installare Telemino per collegarlo al nostro spettroscopio. Innanzitutto abbiamo creato una cartella sul disco C, e possiamo nominarla a piacere, ma qui l'abbiamo chiamata SPEC 3 USB, dove ho salvato il file ricevuto. Questo file è un file compresso che contiene al suo interno il programma, i manuali e le licenze, e dovremmo scompattarlo per poterlo utilizzare, quindi non possiamo usarlo così com'è. Quindi dovremmo selezionarlo. Eseguire apri in esplora risorse e preme il pulsante estrai tutto. Con estrai tutto mi viene proposta la stessa cartella dove verranno estratti i file. Dovrò semplicemente premere il pulsante estrai. Non serve mostrare i file alla fine, ma semplicemente estrai. In pochi secondi i file verranno estratti, quindi possiamo tornare indietro. E quindi vedremo che oltre al nostro file zip è stata creata una cartella contenente il programma Telemino e tutte le sue funzionalità e manuali. Dentro la cartella che apriamo troviamo il programma che possiamo eseguire con un doppio clic e il file telemino-spectrometer.ini che è il file che contiene la personalizzazione del nostro spettroscopio e contiene i parametri di calibrazione, perché lo spettroscopio che vi è stato fornito è già stato calibrato in fabbrica e questo è il file adatto per la calibrazione che non va modificato. Nella cartella docs troviamo dei file PDF che sono dei manuali molto utili in tre lingue, italiano, francese e inglese. Troviamo il file della lingua del programma Telemino, quindi possiamo vederlo leggere in italiano, e delle note legali. Tutto questo, diciamo, prima di eseguire Telemino, dovremmo collegare il nostro spettroscopio USB al computer, che facciamo in questo momento. Quindi la prima volta che colleghiamo il sistema verrà configurato in pochi istanti, non è necessaria nessuna operazione, dobbiamo solamente attendere pochi secondi e lo spettroscopio è stato configurato. A questo punto non verrà più questo messaggio, ma ogni volta che inseriremo verrà riconosciuto automaticamente e quindi possiamo utilizzare adesso il programma Telemino dopo questo messaggio che il dispositivo è pronto. Quindi facciamo un doppio clic sul programma Telemino e lo eseguiamo. A questo punto dobbiamo selezionare la nostra camera che è accesa e verificare i controlli video. Quindi abbiamo collegato il nostro spettroscopio e lo abbiamo rivolto verso la finestra. Questo è lo spettro continuo del sole che noi stiamo leggendo. E la prima cosa che dobbiamo fare è andare nei controlli video e impostare la nostra telecamera in Full HD, quindi da 640x480 passare alla full risoluzione. Quindi andiamo nei controlli video, dobbiamo selezionare pannello formati, si aprirà questa finestra dove dobbiamo selezionare 1920x1080 e quindi premiamo OK. Quindi vediamo che a questo punto il filmato viene ripreso a 1920. In questo pannello delle regolazioni che stiamo vedendo abbiamo la possibilità di aumentare l'esposizione, quindi abbassarla o renderla più forte, diciamo così, e aumentare il guadagno della camera se la luce fosse poca fino ad esagerare, diciamo. Con default totale possiamo reimpostare in automatico i parametri e controllarli di conseguenza. Quindi a questo punto possiamo chiudere questo pannello e passare alla seconda parte che è impostare il nome dei file e il percorso dove salvare le nostre immagini. Quindi adesso noi chiudiamo, andiamo. Nome del file viene proposto 01, ma possiamo scrivere qualunque cosa e dobbiamo però impostare il percorso dove salvare i nostri dati. Quindi con un doppio clic nel percorso sceglieremo questo PC, il disco C dove abbiamo salvato il nostro SPEC 3 e questa è la cartella dove avevamo salvato il nostro file zip. Quindi i file si chiameranno 01 e siccome termina con un numero, automaticamente ogni successivo salvataggio incrementerà questo numero in maniera tale che non avremo sovrapposizione di immagini. Abbiamo quattro pulsanti per il salvataggio. Il primo è l'immagine dello spettro. Il secondo, che è lo spettro, diciamo, è questa parte che vediamo sotto.
l'immagine della camera che è questa parte sopra, l'immagine totale che è tutta la schermata e data file sono i dati che ha letto il programma e che consentono di disegnare questo grafico. Se noi zoomiamo sul grafico con la rotellina del mouse, andiamo avanti, man mano che zoomiamo riusciamo a leggere e a vedere i singoli pixel che hanno dato vita a questo grafico. E in alto abbiamo la rappresentazione nel nostro spettro della zona che stiamo guardando. Quindi andando verso destra, ci spostiamo verso il rosso, come in questo caso. Ecco qua, oppure andando verso sinistra ci spostiamo verso il blu e l'ultravioletto. Ecco qua. Quindi andiamo fino a questo punto, quindi possiamo analizzare in dettaglio questo punto della curva. Eccolo qua. Quindi quello che stiamo vedendo lo mettiamo qui al centro, è questa parte qua. E possiamo riempire di colori con il pulsante colori qua sotto, quindi vedere come confronto. Con la rotella del mouse ritorno indietro fino al massimo, eccolo qua, ad avere l'immagine completa. Abbiamo altri due pulsanti che sono valli, che ci fa vedere dove sono i punti di massimo assorbimento, mentre con picchi abbiamo i punti di massima emissione, eccoli qua, che sono questi qua. Se l'immagine fosse troppo luminosa, come in questo caso, perché il picco non è una cuspide, noi abbiamo la possibilità con i controlli video di regolare l'esposizione e quindi cercare di trovare un'esposizione che non saturi troppo il nostro spettro, come in questo caso. Quindi possiamo aumentare il guadagno, quindi in questo modo, diciamo, viene esaltata e amplificato il segnale, oppure allungare il tempo di esposizione. Un tempo di esposizione più lungo, diciamo, è preferibile da uno molto breve, però non dobbiamo saturare il segnale sopra. Quindi possiamo chiudere questi controlli. A questo punto noi possiamo fare clic su immagine spettro, quindi la prima immagine sarà lo spettro, quindi qua possiamo chiamarla, per esempio, spettro, e salviamo lo spettro. Poi lo chiamiamo camera e salviamo l'immagine della camera. Poi salviamo totale e salviamo l'immagine totale. A questo punto nel file, eccolo qua, abbiamo totale, che è l'immagine totale, quindi la schermata completa. Poi abbiamo spettro, che è l'immagine dello spettro con i punti di calibrazione già annotati, e l'immagine della camera ripresa dello spettro, così come compariva nella schermata. Bene, a questo punto è tutto, è terminata l'installazione e buon lavoro.